Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. No, buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Vi do un po' gli argomenti di cui tratteremo. Allora, nella parte dalle 19 alle 19.30, che poi si chiama Studio Tele 4, che poi è Trieste in diretta con un'altra sigla, ma insomma, un giorno vi spiegherò anche perché, parleremo con Don Ettore Malnati, del patrono dei giornalisti che si celebra domani, ma che a Trieste verrà in qualche modo ricordato il giorno dopo. Che è Francesco Di Sale. Francesco Di Sale. Nella seconda parte parleremo di questioni collegate alla sanità. Nella prima parte siamo in compagnia di Franco Del Campo, il quale non ha mai idea di ciò che gli spetta quando viene qua, ma in realtà quest'oggi no, sì, perché parliamo anche di Francesco Di Sales, santo, che non è quello di Francesco di Assisi, ma no, è un rappresentante della Controriforma che si intendeva di comunicazione, come tutta la Controriforma. E comunicava, in tal senso. Beh, la propaganda fide la inventano là, quindi il concetto di propaganda. Siamo in quali anni? Siamo credo nel XVII secolo, guarda, non so, perché Controriforma comincia a metà del Cinquecento e sì, dopo ora va che avanti, si venga, sì. la data giusta non la so. Tra l'altro credo che la Controriforma, la riforma la abbiamo insomma, chi ha voluto, celebrato. 517, ci sono le 95 tesi di Lutero. Allora, qua vedo che mi chiamano anche se sanno che sono in diretta, mi pare che funzioni benissimo, però insomma l'argomento, noi avevamo annunciato anche la tua venuta la scorsa settimana parlando appunto delle pillole di lunga vita attiva, abbiamo parlato di questo concetto di nuoto lento, sì, che può sembrare una contraddizione in termini, ma in realtà non lo è. Allora spieghiamo un po' meglio, un po' più approfonditamente. Ma guarda, sì, in realtà non è una contraddizione in termini, volendo potrebbe sembrare strano che una persona, sì, uno che ha fatto nuoto, come sottoscritto, che da giovane ha fatto nuoto agonistico anche a un buon livello, parli di nuoto lento, dici ma com'è? L'obiettivo del nuoto non è quello di nuotare velocemente o più velocemente possibile. Sì, quello del nuoto agonistico, ma qui stiamo parlando di un'altra dimensione, di un altro livello, stiamo parlando intanto di quella che è una delle caratteristiche fondamentali del nuoto rispetto a come noi ci muoviamo normalmente, abitualmente. No, che noi cerchiamo di muoverci, noi ci muoviamo nell'aria, ci muoviamo verticalmente, quindi procediamo con le gambe, più o meno ci equilibriamo con le braccia, quando ci muoviamo in acqua invece la nostra condizione è completamente rivoluzionata. È rivoluzionata perché ci muoviamo verticalmente, ci muoviamo nell'acqua che è 800 volte più resistente dell'aria, quindi inevitabilmente siamo più lenti, e poi c'è la riflessione che abbiamo fatto nell'ultima pillola di lunga vita attiva, che in realtà aveva un titolo, si parla di nuoto lento, però in realtà ha un titolo un po' diverso, e il titolo era Nuoto e meditazione, il rapporto tra il nuotare e il meditare. E allora questo è un aspetto secondo me più intrigante. Più intrigante perché, intanto, non me lo invento io, però non è che ci sia tantissima riflessione su questo. C'è qua e là qualche cosina, un po', in Italia non c'è quasi assolutamente nulla, per quanto mi riguarda però come si è arrivata a questa coniugazione nuoto e meditazione. In realtà
sarebbe giusto metterci un punto interrogativo. Nuoto è meditazione. Possiamo dire di meditare quando stiamo nuotando? Quindi diciamo che è un'ipotesi, no? su cui lavorare, però a me ha fatto piacere che poi mi sia stata data dalla professoressa Ariella Ciuc questo tema, questo obiettivo, perché coniuga ancora una volta quelle che sono, diciamo, le mie due identità fondamentali, no? Quello di aver nuotato e in fondo ho nuotato per breve tempo in realtà, ma a un buon livello, e forse il nuotare è ancora la cosa che so fare meglio, no? Nella serie piane ben, però so fare abbastanza bene, e poi ho insegnato 40 anni filosofia. E quindi il rapporto tra nuoto e filosofia, tra nuoto e meditazione, è un elemento abbastanza intrigante. E questo mi ha interessato e divertito. Nel rapporto appunto fra nuoto e meditazione, no? L'elemento acqua, che ruolo può giocare? Nel senso, può aiutare in qualche modo? Allora, io adesso, come è abbastanza evidente, soprattutto quando sono in posizione eretta, io non è che abbia fatto molto, sport, però per un certo periodo siamo di tempo... Siamo un fisicone eccezionale. Vabbè. Però per un certo periodo di tempo andavo a nuotare, insomma, a Lipizza mi prendevo, andavo, eccetera, con gli amici, eccetera. Io avevo più tempo per pensare quando correvo, ma perché oggettivamente facevo fondamentalmente meno fatica, perché non è che io nuotassi lentamente, nuotavo, insomma... come potevo però oggettivamente io utilizzavo lo sport per pensare. Io ho scritto mentalmente la mia tesi di laurea correndo su per Basovizza, eccetera. Mi chiedo appunto, l'elemento acqua, che è un elemento a cui non si ha, benché da lì si provenga, però comunque non è un elemento che noi frequentiamo spesso. Aiuta in qualche modo, la favorisce la meditazione, il fatto appunto che sia un elemento pesante, sì, e che quindi ti costringa, sì, in qualche, sì, modo, sì, anche, sì, andare, sì, più lento di quanto, sì, vorresti, ti aiuta? Allora, diciamo che sì, senza dubbio è più pesante dell'aria, però pesa almeno quanto noi. Noi pesiamo un po' meno dell'acqua, mi pare a 0,98 di peso specifico, e quindi sostanzialmente galleggiamo. L'acqua ha sicuramente un richiamo forte e importante in termini ancestrali, se vogliamo. Sì. Non a caso il richiamo che ho tentato di fare è sia la filosofia, ma soprattutto la filosofia orientale, in particolare la filosofia Zen, che io conosco poco, ma c'è un fascino di attrazione, di interesse, sapendo che è un mondo che è pressoché irraggiungibile, sì, credo, per me almeno, no? Però di grandissimo interesse. Però nella filosofia occidentale, come lo era nella filosofia originaria nostra, con i primi filosofi e la prima archè, no? L'elemento originario per i presocratici era l'acqua, che però ricevevano questa suggestione, eravamo nel VI secolo, più o meno il VI secolo avanti Cristo, più o meno il secolo di Confucio, per intenderci, erano contemporanei, pensa che differenza, sì, 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 no? E l'acqua è un elemento assolutamente fondamentale e sostanzialmente positivo. A parte queste suggestioni, che secondo me sono intriganti, l'acqua ci sostiene. Quando noi ci troviamo in acqua, sì, siamo in assenza di peso. Diciamo che, siccome poi questo nell'ambito delle pillole di lunga vita attiva e si rivolgono soprattutto alle persone adulte, ai senior, possiamo anche dire che per esempio nell'acqua non abbiamo pericolo di cadute, e quindi anche questo è un elemento positivo che va in qualche modo apprezzato. Allora, galleggiamento da una parte, posizione orizzontale piuttosto che quella verticale, rovesciamo completamente il mondo a cui siamo abituati, e quindi è una diversa concezione del mondo, e quindi una filosofia, se vuoi, no? Un po'
un po' la stiracchio, un po' sì, ma anche no, no? Perché è una diversa concezione del mondo. Noi vediamo il mondo e viviamo il mondo in modo diverso, siamo abituati a camminare, appunto, a muoverci, a correre con le gambe e usare le mani per altre cose, ma soprattutto quando camminiamo per dare un leggero equilibrio alla camminata, e qui si rovescia completamente. Allora, nel nuoto in acqua noi procediamo attraverso le braccia, la bracciata, e seguiamo il movimento delle braccia sostanzialmente con un andamento delle gambe, che siccome non siamo in un nuoto agonistico, per cui non è che dobbiamo arrivare prima possibile, possiamo farlo diventare un coordinamento ordinato tra le braccia e le gambe che seguono. E questo è veramente qualche cosa di un'esperienza importante. Il problema qual è? Che per nuotare lento, e poi magari possiamo anche vedere perché nuotare lento, bisogna sostanzialmente nuotare bene. Era il, mentre per il correre più o meno bene, sì, quello è una roba che non è nemmeno necessaria, è sostanzialmente naturale. Noi siamo stati programmati per camminare o una camminata veloce, o meglio per una corsa leggera. Là c'è solo il problema di capire quanto devi sforzare, quanto devi fermarti. Sì, anche questo è un elemento, noi insomma più o meno 60 mila anni fa insomma ci siamo messi in cammino, no? E là in passetto, probabilmente con una corsa leggera, con tutta probabilità. E tu sei appassionato di cinema, e quindi potrebbe essere la corsa dell'ultimo dei Moicani, no? Okay. Quando corre e ha una resistenza, una capacità, perché poi gli antichi nativi d'America non avevano il cavallo originariamente, e quindi correvano, no? E con questa leggera corsa ci siamo andati dappertutto, abbiamo riempito forse anche troppo tutto quanto il mondo. Quando si nuota invece le cose cambiano completamente. Abbiamo questa possibilità di nuotare lentamente se si nuota bene. La, come dire, notizia positiva di questa riflessione è che nuotare bene è abbastanza facile. È abbastanza facile, perché nuotar bene non per dover andare alle Olimpiadi, come sempre, no, ma per avere quella capacità di movimento in acqua con una certa continuità, e questo si può apprendere. Un bravo istruttore, non dico neanche un allenatore, ma un bravo istruttore te lo può insegnare con qualche settimana. Questa è una grande dote che ha il nuoto per questo livello, che tutti possono apprenderlo a qualsiasi età, ed è una cosa preziosa. E perché questo è possibile? Perché non è un'attività di addestramento. Io sto cercando di imparare il tennis da 45 anni e non che sono ancora là, ma qua, sono da quelle parti, no? Qualsiasi elemento di destrezza ha bisogno, probabilmente o la fai da piccolo o non fai mai più, come sempre dappertutto, anche nel nuoto, vedi se uno ha cominciato da piccolo o meno, no? Però insomma puoi apprenderlo. E l'elemento fondamentale per nuotare bene, lento e quindi a lungo è la respirazione. Sì. È la respirazione. E anche qui non c'è niente di difficilissimo. E anche qui con il discorso della respirazione ci avviciniamo. E quello è già aiuta molto, prepara la meditazione. No? È un elemento di preparazione alla meditazione, è tipico di tutta la meditazione, soprattutto della meditazione zen. E allora, un po' andando a sfogliare, non dico tanto di più, testi di spiegazione, addestramento, di filosofia zen, ma con una rispettosa distanza per non dire cose strane, però il fascino rimane. No, il discorso della respirazione. Allora, dopo ciascuno dirà se si sa, se si è più esperti, se può corrispondere alla filosofia zen. Però ecco che allora lo stile consigliato per nuotare con questa tecnica, avrei chiesto proprio questo. Ecco, lo stile è il crawl,
che noi chiamiamo proprio, più banalmente stile libero. Io avrei detto rana, già avevo detto la scorsa settimana, già parlando con Ariella Ciucchi, avevo detto, io pensavo fosse rana, per dire la verità, quello che fondamentalmente ti consente sì. Forse di però mi diceva anzi che forse rana è più difficile addirittura. Sì. Allora, ti posso concedere se proprio vuoi che non è la rana, ma se proprio vuoi la ranetta, no? Cioè quel movimento di nuoto, chiamiamolo così tra virgolette, da vecchio, che fanno, non so questo, che fanno le signore, soprattutto se si sono appena fatte la permanente e non vogliono bagnarsi i capelli, e allora diciamo che in qualche modo, no? Muovono le braccia, seguono un po' con le gambe, magari fanno quattro chiacchiere, e allora altra citazione, se vuoi, da film, è l'ultima spiaggia di Del Dega sul Pedocino. Sappiamo di cosa stiamo parlando, no? Sul Pedocino, quando le signore toccano, ma insomma sostanzialmente quell'atteggiamento posizione rilassata in acqua, può essere la rana come stile virgolette agonistico, è diventata qualche cosa di tecnicamente molto complesso, molto articolato. Bisogna spingere con queste bracciata che si viene su, si respira, il busto viene molto alto e poi ci si rituffa nella bracciata a fondo. Bisogna dare un colpo di gambe, bisogna dare una frustata con la schiena. Attenzione, stiamo buoni, quindi evitiamo la rana in questi termini. Evitiamo il delfino perché è impressionante, nel senso che tirar fuori tutte e due le braccia contemporaneamente con un colpo di gambe, con un colpo di gambe dietro, è qualcosa che possono fare soltanto gli agonisti e i giovani. Si può fare, la Cecchi lo fa sempre meravigliosamente, Olimpiadi del 60 e 64, no, però è l'alla Cecchi, gli altri lasciamoli più cauti, sottoscritto compreso. Il dorso, che potrebbe essere apparentemente così semplice perché non ha apparentemente l'obbligo della respirazione, è più complicato perché ci muoviamo all'indietro e allora lasciamolo perdere. Allora ci muoviamo sul crawl, sullo stile libero. Stile libero è lo stile di gran lunga più filante, no? Alterni una bracciata con la bracciata che va molto dietro e fai seguire le gambe. Nel nuoto agonistico le gambe possono avere un ritmo molto accelerato, in questo caso invece è tipica della nuotata dei 1500isti, di quelli che fanno il fondo, e allora a ogni bracciata di allungamento corrisponde un colpo di gambe, un colpo di gambe, un colpo di gambe, quindi diventa molto più equilibrato. Molto, ma molto importante nello stile libero da questo punto di vista, che va comunque fatto a rallentatore, il movimento delle spalle che aiuta la respirazione finalmente. Nello stile libero tu puoi trattenere il fiato e fare 10, 15, 20 bracciate, se hai voglia, se hai fiato, eccetera. Puoi farlo ogni 3, attenzione, ogni 3 è quella consigliata dagli allenatori. Perché? Perché ha una finalità agonistica, controllo quello che succede alla mia destra e quello che succede alla mia sinistra. Noi però siamo portati a respirare meglio, o da una parte o dall'altra. E allora è meglio respirare ogni bracciata, perché il ritmo della bracciata entra in sintonia, in sincronia con il ritmo della respirazione. E allora c'è l'allungamento della mano, che c'è una breve pausa di apnea, poi trattieni il fiato e poi devi cominciare a spingere fuori l'aria che hai già immagazzinato, quindi innanzitutto con il naso e poi anche con la bocca, sempre con il naso perché sennò l'acqua ti va dentro, e fai questo gran rumore anche di bolle, che anche però una dimensione scenica, perché è quasi un percorso che tu segni dietro di te, se riesci a guardarle. Quindi c'è una specie di sinestesia, di gioco tra sensi, tra la vista e l'udito, nel vedere queste bolle che scie, vanno dietro, spingi fuori alla fine tutta l'aria possibile, ha di nuovo un momento di apnea, di trattenere il respiro, e poi finalmente recuperi il braccio, giri la testa con la rotazione delle spalle
è inspiri completamente naso e bocca, ma soprattutto con la bocca per cacciare dentro più acqua possibile. Poi la bracciata ricomincia dall'altra parte, di nuovo pausa, di nuovo espirazione, eccetera, eccetera. Bene, questo processo di pausa, inspirazione, pausa, espirazione è tipico della respirazione Zen. Capito. Molto importante come esercizio è quella poi di contare le respirazioni, che in questo caso diventa contare le bracciate. E tu puoi contare le bracciate. E allora il nuoto lento, che è quello che ci si addice per gli anziani, per i senior, eccetera, che però non ha una finalità agonistica, ha una finalità di percezione del proprio corpo, di riflessione su se stessi, perché poi alla fine, quando nuoti, come tu scrivevi la tesi, quando nuoti con queste elementi tecnici che sono relativamente semplici, che si possono apprendere anche abbastanza facilmente. Parentesi, io quando vado in piscina vado raramente, purtroppo, ma vedo tanta gente che nuota, e tanta gente che nuota in modo arruffato, no? Che sbatte le braccia, gira la testa, fa gli schizzi, eccetera. E dico, ma non posso dirlo perché, insomma, sarebbe anche un'intromissione. Ma chi sei tu? Insomma, chi sei, insomma. Vabbè, insomma, sì, no, vabbè, ma non è sì, che sì, tiro quel cartellino, no? E poi ormai sono cadente, eccetera. E poi qua è anche bello questo, poi in acqua, in piscina siamo tutti nudi, quindi non abbiamo nessuno status particolare, non è che appunto vedono le medaglie o cose di questo genere, no? Ecco, però perché non prendere 5-10 lezioni, farti raccontare, guardare, rubare con gli occhi come spesso si fa, no? Quindi, tornando, il discorso poi della respirazione, dell'allungamento è: più allunghi la bracciata, più vai avanti a cercare l'acqua più possibile. Per cercare l'acqua più avanti possibile devi spingere più possibile la bracciata dietro, no? Senza, con la massima leggerezza se puoi, no? Crei in realtà una sorta di buco in cui con le mani, e le mani devono essere sempre tenute leggere, non devono essere mai rigide, devono essere leggere, anche leggermente aperti, aumenti la tua presa, la tua sensibilità sull'acqua, ti allunghi, crei un piccolo buco come un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ti infili in questo mondo e devi infilarti nel modo più stretto e scivoloso possibile dentro l'acqua. E se tu riesci ad alternare questa bracciata, la respirazione, l'altra bracciata e l'allungamento, e poi se la stessa distanza, 25 metri, 50 metri se sei in piscina, ma il nuoto lento sarebbe perfetto nelle acque libere, che a me spaventano, però insomma io sono ancora legato alla piscina, so che non ci sono i pescecani e cose di questo genere, no? Ecco, conti il numero delle bracciate e quindi il numero delle respirazioni e la distanza che tu hai deciso, più o meno canonica, devi riuscire a fare, ed è l'unica, virgolette, competizione che puoi avere con te stesso, è sempre con te stesso, è quella di fare la stessa distanza con il minor numero di bracciate possibile. E poi concentrarti sulle sensazioni che sono prodotte sempre da te. Il discorso delle bolle, il discorso della respirazione che tu senti, il rumore dell'acqua che se è un ritmo in qualche modo cadenzato, se è misurato in pause e leggeri sforzi, eccetera, diventa una sorta di musica, no? Che è dentro di te, e poi devi recuperare il braccio. Il braccio come si recupera? Si recupera in tanti modi, però in realtà se lo recuperi in modo leggero e riesci a trascinarlo e spingerlo verso avanti è meglio, quindi rilassi anche il braccio, nell'agonismo in realtà non fai questo, no? È un recupero molto più veloce, più violento anche, no? Per andare a prendere l'acqua più avanti, ecco che raggiungi una forma di completezza e di concentrazione su te stesso che poi alla fine
è quel conosci te stesso che abbiamo in comune all'origine della filosofia occidentale e molto più antica della filosofia orientale. Franco, abbiamo finito il tempo a disposizione, oggi questo era il tuo argomento, non ho fatto come ormai mi chiamo da solo, ma ha avuto molto successo presso i miei amici, ormai mi chiamo il dottor Divago. Però volevo finire. Speriamo che finisca meglio che con Lara. Però volevo chiudere con una cosa, visto che hai citato tu due volte il cinema, stavolta io posso... Tre volte perché c'era anche il tema Zivago. Ah già, giusto. Però c'è una cosa, tu raccontavi del tennis, eccetera. Sì. Una grande tennista fu Katharine Hepburn, quasi fino in ultimo. Ah, non lo sapevo. E dice, ma lei quando era già anzianotta, dice, lei gioca ancora a tennis? Sì, 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 però dice mi metto al centro del campo e prego gli altri che mirino alla mia racchetta in modo che io possa, i miei amici non fanno questo, grazie ancora a Franco De Campo per essere come stato sempre piacevole. Piacevolissimo, grazie Franco. Dopo la pubblicità cambiamo argomento. Bene, allora, seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia della professoressa Maria Assunta Cova, che è il direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Buonasera professoressa, grazie per essere venuta a trovarci. Allora, con la professoressa Cova continueremo un ipotetico discorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana con Star Bene in TV, perché abbiamo raccontato di un ecografo che la Fondazione CR Trieste aveva donato la scorsa settimana al reparto di urologia di Catinara. Nella stessa circostanza la Fondazione CR Trieste ha consegnato anche al Dipartimento della professoressa Cova un software, no? Mi sembra esattamente per... Due cose. La Fondazione CRT ci ha donato un software e un sistema di strumentazione per fare la agobiapsia mammaria sotto guida stereotassica. Io di questo ringrazio chiaramente la Fondazione CRT, perché con il software e con questa nuova strumentazione devo dire che veramente siamo venuti a potenziare, se non direi quasi a completare, quella che è la dotazione tecnologica a carico della radiologia diagnostica e interventistica in ambito senologico presso l'ospedale di Catinara. Ecco, lei ha detto, intanto qui abbiamo alcune immagini che si riferiscono proprio alla cerimonia di consegna, quindi probabilmente vedremo sia le cose che sono utilizzate in urologia che la cosa che utilizzate voi. Lei ha detto... adesso mi sono dimenticato l'aggettivo che avevo utilizzato, no? Con questi strumenti non si fa soltanto la diagnosi, ma c'è anche la possibilità di un minimo intervento, se ho ben capito. Allora, diciamo che con questa strumentazione di agobiopsia noi abbiamo la possibilità, in maniera interventistica ma assolutamente mini invasiva, di sostituirci o quantomeno diciamo di proporre una validissima alternativa alla biopsia chirurgica in caso di lesioni di mammella che non siano visibili in ecografia ma che siano riscontrabili unicamente sulle immagini mammografiche. Che differenza c'è tra immagine mammografica ed ecografia? Beh, l'immagine mammografica è un'immagine che si acquisisce con le radiazioni ionizzanti e ci consente di vedere la mammella in due proiezioni, mentre invece l'ecografia è un'indagine che si acquisisce utilizzando degli ultrasuoni. Sono due metodologie completamente diverse. No, capito, perché noi magari... Completamente diverse. Quando noi parliamo di diagnostica per immagini, no? Nel senso, in genere, uno pensa ai raggi, e appunto all'ecografia o in altri casi anche alla TAC, eccetera. È tutto qui? Abbiamo anche la risonanza magnetica. Ah, qui quindi, non l'ho mai fatta. Oggi, per come cui modalità forse... di imaging, abbiamo la radiologia digitale, l'ecografia, la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, che oggi ha delle tecniche sempre più sofisticate di modalità di studio dei tessuti, per cui non solo più una valutazione di tipo morfologico, ma anche una valutazione proprio di tipo metabolico funzionale. Ho capito. Da quanto tempo si è sviluppata in tal senso questa specializzazione? Nel senso, una volta magari uno pensava soltanto ai raggi,
poi dopo si è cominciato a conoscere l'ecografia e anche il resto. Da quanto tempo c'è questa? Beh, diciamo che la prima ecografia è stata fatta negli anni 60, la radiologia digitale negli anni 80, la tomografia computerizzata nel 1972, abbiamo stata acquisita la prima immagine dell'encefalo, e la risonanza magnetica anche negli anni 80, è una tecnica che nel tempo si è andata estremamente evolvendo e quindi oggi, ripeto, abbiamo delle macchine sofisticatissime che ci consentono di fare degli studi estremamente accurati. E sono periodi, come posso dire, lunghi, brevi rispetto al normale? Magari in medicina 10 anni possono rappresentare così un niente, e per qualcuno possono rappresentare molto di più. Ma diciamo che nella storia della radiologia gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una evoluzione tecnologica assolutamente esponenziale, per cui se è vero che dalla scoperta dei raggi X dal 1895 fino all'avvento dell'ecografia potevamo utilizzare esclusivamente le radiazioni ionizzanti, devo dire che negli ultimi 50 anni si è passati all'ecografia, poi successivamente a uno sviluppo in termini di utilizzo dei raggi X che ha portato alla realizzazione delle tomografie computerizzate, e successivamente ancora, ripeto, la risonanza magnetica. E questi ultimi, dagli anni 80 a oggi, l'evoluzione è stata assolutamente inarrestabile. Ed è un'evoluzione che viene data dalle macchine o dai software? Qua io devo dire la verità, incomincio ad avere un po' di problemi, nel senso entrambe le cose, nel senso che sicuramente c'è l'evoluzione tecnica che porta a strumentazioni che garantiscono prestazioni un tempo inimmaginabili, ma è vero anche che queste nuove tecnologie determinano la produzione di una tale quantità di dati che se non ci sono dietro dei software potentissimi, delle strumentazioni, dei computer potentissimi per elaborare le immagini, sicuramente queste macchine non potrebbero assolutamente darci le informazioni. Ecco, l'elemento uomo, no? in questo contesto, qualcuno potrebbe dire c'è la macchina, parla la macchina. Non è così. L'elemento uomo è determinante, perché oggi più che mai, e ancora una volta mi riferisco alla tomografia computerizzata, alla risonanza magnetica, ma non solo, anche all'ecografia, mi riferisco ai nuovi mammografi digitali che, come nel caso del mammografo di cui siamo dotati da più o meno 6 mesi, offrono anche la possibilità di ottenere delle immagini che non sono esclusivamente le classiche immagini bidimensionali della mammografia, ma anche immagini tridimensionali che ci consentono di vedere lesioni che a volte non si vedono sulla mammografia normale. Dicevo che è fondamentale l'apporto dell'operatore, sia in termini di esecuzione dell'indagine, quindi è fondamentale che i tecnici di radiologia siano al meglio preparati per utilizzare queste apparecchiature, per fortuna lo sono, sia per quanto riguarda la conoscenza che deve avere il medico radiologo e il tempo che deve avere per interpretare questi dati, queste informazioni che, ancora una volta ripeto, non sono più solo morfologia, non è più soltanto la pura immagine, non diciamo più la lesione misura tanto, ha queste caratteristiche, questi profili ok, ma sempre più abbiamo delle, ripeto, informazioni di tipo funzionale che devono essere interpretate. Il lavoro dei tecnici di radiologia, se vogliamo, per certi aspetti anche il lavoro del radiologo può sembrare quasi da dietro le quinte, no? Nel senso, non è il radiologo che parla con il paziente direttamente, almeno non credo, insomma, quantomeno parla attraverso i responsi, attraverso i referti, eccetera. Appunto, che ruolo sente di avere il radiologo all'interno magari del sistema sanità, del sistema ospedale? Il radiologo deve ritornare o incominciare, se vogliamo, ad essere sempre più radiologo presente, che parla col paziente. Quando il radiologo fa un'ecografia al paziente, parla con il paziente. Ah già, è vero. Sì, non avevo fatto... Ma anche quando il radiologo fa un esame di tomografia computerizzata o quando fa una risonanza magnetica, ha il compito di acquisire il consenso informato da parte del paziente,
ha la necessità quindi di avere, ricevere informazioni direttamente dal paziente, del suo stato clinico, e quindi sempre più il radiologo deve interloquire con il paziente. E comunque, per quel che riguarda il ruolo del radiologo, diciamo che oggi non bisogna più pensare al radiologo chiuso in una stanza che fa la prestazione, ma oggi come oggi sempre più, e parlo chiaramente dell'ambiente ospedaliero, il lavoro dei medici è un lavoro multidisciplinare. Ritornando per un momento all'argomento iniziale, quindi alla donazione che la Fondazione Cassa di Risparmio ha fatto per quel che riguarda l'imaging senologico, a Cattinara esiste un team multidisciplinare che si configura nella Breast Unit, nella quale gli attori sono moltissimi: il radiologo, il patologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico, il radioterapista, il medico nucleare, lo psicologo, il fisioterapista, il tecnico radiologo, l'infermiere, sto dimenticando sicuramente qualcuno, ma sì, devo sì, dire tutto che tutto è il radiologo in questi gruppi multidisciplinari sempre più diventa persona sicuramente di grande rilievo, in quanto che è anche in ambito senologico è il radiologo che fa la prima diagnosi, per cui il paziente arriva, c'è un dubbio diagnostico. Prego. E il radiologo fa la diagnosi. Però cosa spinge, ecco, se posso, questa è una curiosità personale magari, che cosa spinge una persona proprio a scegliere radiologia piuttosto che chirurgia? Ma a mio modo di vedere, proprio perché è una specializzazione che vede il malato a 360 gradi, è una specializzazione che necessita di conoscenze cliniche, di conoscenze informatiche, di conoscenze tecnologiche, e quindi è tutto un insieme di, cultura che il medico radiologo deve avere, e necessità di continuo aggiornamento. Per cui penso che questo sia uno stimolo. E l'aggiornamento in che cosa avviene? Perché c'è sempre, no, da parte del paziente non conoscendo tutte queste cose, dice: vede la lastra, vede il DVD, il CD, eccetera. L'aggiornamento in che cos'è? Sugli strumenti, sulle strumentazioni, sulla lettura, immagino anche delle immagini poi. Perché l'aggiornamento è su tutte queste cose, quindi sicuramente sull'utilizzo dell'apparecchiatura, anche se questo compete molto di più al tecnico di radiologia medica, ma sicuramente queste tecniche che si sviluppano in continuazione, ritorno ancora una volta alla risonanza magnetica, la possibilità che oggi abbiamo di acquisire delle immagini molto diverse e complementari rispetto a quelle del passato, fa sì che il radiologo deve continuamente aggiornarsi in questo senso, e visto che in questo modo le varie tecniche sempre più offrono nuovi dati, bisogna anche capire e come modificare il percorso diagnostico del paziente, in quale momento utilizzare una tecnica piuttosto che l'altra. Se in passato per un'indicazione si faceva una tomografia computerizzata, oggi magari con l'ecografia col mezzo di contrasto possiamo evitare al paziente la somministrazione di radiazioni ionizzanti e fare un esame non invasivo. E per esempio, adesso non si offenda per questa domanda che è pura curiosità, entra in scena anche in qualche modo l'intuizione, nel senso, faccio un esempio del quale chiedo scusa perché mi rendo conto che è stupidissimo, forse per spiegar meglio, nel senso, io ricordo che non ero molto bravo nei compiti di latino, però una volta sola nella mia carriera ho avuto un'intuizione in un passaggio di un brano, e l'ho avuta prima del primo della classe che poi ha passato i compiti. Ed è stata una piccola conquista mia, insomma. Poi dopo. Cioè, delle volte nell'analisi appunto dei risultati, eccetera, c'è qualche cosa che un'intuizione che deriva probabilmente appunto dalla conoscenza, dallo studio, esiste anche questa. Allora, non userei il termine intuizione, ancora una volta direi cultura, conoscenza clinica, perché la stessa immagine
può essere espressione di diverse patologie e quindi bisogna integrare l'immagine con la clinica, con i sintomi del paziente, con l'esame obiettivo, con il quadro di laboratorio, e solo integrando tutto questo che noi possiamo fare la diagnosi differenziale. Si possono dare dei tempi medi per una diagnosi oppure dipende anche da ciò che vi viene richiesto? È chiaro che se viene richiesta un'indagine che necessita di una elaborazione molto impegnativa delle immagini, la risposta invece che in 3 giorni magari verrà consegnata dopo 5-6 giorni. Questo sicuramente sì, ci sono delle immagini che possono venire immediatamente interpretate, il radiogramma del torace viene interpretato immediatamente, una tomografia computerizzata del cuore necessita sicuramente di una elaborazione anche per quello che ha appena detto, perché poi se bisogna anche tenere in considerazione le condizioni del paziente, i disturbi eccetera, non è appunto che ci si limita solo all'esame del CD, si parla ancora di lastre? Mai si sarebbe dovuto parlare di lastre. Perché? Mai si sarebbe dovuto parlare di lastre. Tutti parlano di lastre, ma non si parla di lastre. Sa che c'è anche quella barzelletta, no? Il dottor Sonniu per le lastre, non la poteva passare per la porta? Assolutamente non lastre. E tante volte bisogna anche contattare il medico che ha prescritto l'esame, perché il medico può darci informazioni che magari il paziente non ci ha dato, informazioni che non erano riportate in maniera esaustiva sulla richiesta, quindi ancora una volta è fondamentale il rapporto tra medico radiologo e medico che ha richiesto l'indagine. Io non le chiedo perché non è, ma comunque insomma si parlava, c'era un po' una polemica, no? Sul fatto che molti medici di base chiedono troppe indagini eccetera, come là che posizione si dovrebbe prendere? Ancora una volta io credo che questo sia frutto del fatto che oggi disponiamo di tante tecniche di imaging che ci danno tante informazioni, quindi la stessa informazione la possiamo ottenere con un esame piuttosto che con altro, e può essere veramente difficile districarsi e capire qual è l'indagine più adeguata. Quindi ancora una volta formazione. Non si esce da questo. No. Laddove invece, professoressa, dicevamo, poi siamo un po' usciti dal discorso appunto delle due strumentazioni, io dico strumentazioni per comodità, che vi sono state donate dalla Fondazione CR Trieste, che pongono però, credo, anche di nuovo direi l'opportunità, no, della prevenzione, perché in fin dei conti noi quando sentiamo parlare di mammografia la prima cosa a cui pensiamo è appunto la prevenzione. Forse quella è una delle prevenzioni fondamentalmente più semplici da cominciare a fare su se stesse per le donne, no? Nel senso, non dovrebbe essere così. Allora, diciamo che la prevenzione è il sistema più efficace per in qualche modo combattere il tumore alla mammella. E nell'ambito della prevenzione certamente c'è l'autopalpazione al seno, certamente c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che bisogna seguire uno stile di vita sano, quindi ridurre l'apporto calorico, quindi niente fumo, quindi niente alcol, quindi tanto movimento, però poi i risultati sono difficilmente, se non impossibile da quantificarli. E quindi non c'è dubbio che lo strumento più potente di prevenzione è rappresentato dallo screening della mammella, screening del tumore alla mammella. Questo vuol dire che le pazienti nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 69 anni vengono chiamate. La regione ha attivato ormai dal 2005 lo screening regionale e quindi queste donne vengono invitate a essere sottoposte a una mammografia. Cosa succede? Che nel caso in cui la mammografia sia negativa, la paziente viene richiamata 2 anni dopo a ripetere la mammografia. Nel caso invece la mammografia sia dubbia, la paziente allora viene chiamata
a Cattinara e qui svolge degli esami di approfondimento. E la strumentazione che ci ha donato la Fondazione CRT ci consente, ripeto, in quei casi in cui in ecografia non riusciamo a riconoscere la lesione che invece abbiamo identificato in mammografia, di fare un prelievo bioptico completamente guidato dal computer, quindi estremamente preciso, perché il computer ci dice esattamente dove posizionare l'ago. E introducendo solo una volta l'ago è possibile fare comunque dei campionamenti, dei prelievi contigui, quindi essere molto accurati nella diagnosi, che poi sarà chiaramente una diagnosi di tipo istologico. È una cosa che si fa in anestesia locale, dura circa 20-30 minuti. Quindi come un'ecografia, come a livello di tempo, insomma. Sì, meno diciamo che comunque la paziente comunque deve sopportare l'introduzione di un ago. Sì. Laddove, professoressa, nei discorsi che riguardano, insomma, io qui magari so qualche cosa, nei discorsi che riguardano appunto l'autoconsapevolezza, mettiamola così, che ruolo gioca la paura? Nel senso, la paura potrebbe spingere qualcuno a rifiutarsi di sottoporsi a determinati test, no? La paura però potrebbe sottoporre qualcun altro, e questo, siccome l'ho detto, posso ripetere, questo è il caso mio, proprio a fare dei controlli, insomma, no? Quindi qual è il grado di ascolto che noi dovremmo dare, non voglio dire diciamo anche alle nostre paure, perché insomma in fin dei conti poi di quello si tratta. Prima dicevo che nel gruppo multidisciplinare c'è lo psicologo, perché ognuno di noi reagisce in modo diverso ai vari eventi, per cui, come lei diceva, c'è chi acquisisce immediatamente consapevolezza che potrebbe esserci un problema serio e quindi richiede determinati approfondimenti, c'è chi, io potrei essere una di queste, invece fa finta di niente. Nonostante che i medici sono i peggiori pazienti. Per cui, tutto sommato, forse è più efficace una sana paura e presa di consapevolezza che non un'incosciente rimozione. Anche perché, questo sta nei dati, no? L'idea che prima si scopre, prima si sa di che cosa si tratta, prima si interviene, maggiori sono le probabilità di successo. Insomma. Ma in questo senso devo dire che lo screening per il tumore della mammella è estremamente efficace, perché io dicevo prima, ogni anno vengono esaminate a Trieste provincia 11.000 donne e di queste 11.000 donne circa 350-380 arrivano a Cattinara per fare degli approfondimenti e di queste 350-380 circa 80 poi hanno dei problemi, un cancro della mammella, che è sempre estremamente piccolo, per fortuna. Per certo, perché se è monitorato nel corso. Per questo dicevo prima, lo screening è veramente lo strumento di prevenzione più efficace. E ultima domanda, professoressa, la ricerca proprio in questo campo, no? Nel campo delle strumentazioni, a che cosa potrebbe portare nei prossimi anni? A strumenti sempre più chirurgici, cioè sempre più in grado di intervenire nel piccolo? Questo sicuramente, potrei farle tanti esempi. Venerdì scorso c'è stato l'incontro con i colleghi urologi qui a Tele4 e io non l'ho seguito, non so se hanno parlato della, ad esempio, crioterapia per i tumori renali, quindi questo è un esempio. Sicuramente la radiologia sta diventando sempre più, oltre che diagnostica, anche interventistica. Ecco, mi pare quindi che per molto tempo la radiologia interventistica è stata prevalentemente vascolare, adesso sempre più si stanno affinando le tecniche di radiologia interventistica non vascolare. Che differenza c'è, proprio per capirsi? Radiologia interventistica vascolare va a trattare i vasi. Ah, ho capito. Invece radiologia interventistica non vascolare è, nella fattispecie, la agobiopsia sotto guida stereotassica, la crioterapia renale, che ne so, il drenaggio di raccolte addominali, un drenaggio biliare. Ho capito.
Dottoressa, grazie, professoressa, grazie per essere stata con noi. La professoressa Maria Assunta Cova è direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. L'ho imparata a memoria, ormai non lo dimentico più. Bravissimo. Vi ricordo che Star Bene in TV, tra l'altro approfitto, torna venerdì prossimo. Grazie ancora professoressa per essere stata con noi. Chiude Trieste in diretta, fra un po' di minuti invece scatta Studio Tele 4. Arrivederci.